più breve possibile perché è importante il dibattito. Io devo confessarvi che questa sera, quando sono entrato in questa sala, ho avuto una piccola scossa elettrica, un soprassalto, perché questa sala mi ha ricordato un'altra sala, è molto simile a questa, esattamente con questa cornice di persone in piedi, con queste facce, questi volti intensi, concentrati, attenti, la gente fuori, e mi ha ricordato il momento in cui io ho incontrato i Notav della Val di Susa. Era il 2005, era il novembre del 2005, e mi telefonarono alcuni amici, colleghi anzi di università, dicendomi: puoi venire a Venaus questa sera, facciamo un convegno, stai tranquillo, serve solo per, come dire, un po' come copertura, perché domani è importante presidiare il pianoro, dovevano aprire il cantiere per il tunnel geognostico, il primo, quello per cui poi ci fu il processo Martinazzo, no? Insomma, il processo per i truffatori del TAR. E dice: è importante, così diamo l'opportunità alle persone di venire a dormire nel centro polifunzionale di Venaus. E io andai su pensando di andare a fare un po' come i saggi di Napolitano adesso, a prendere un po' di tempo, a far finta di fare i saggi, ma per permettere agli altri di organizzarsi. In realtà, quando sono arrivato su, già il bivio di Susa incominciò a nevicare. Quando sono arrivato a Venaus c'era la gente fuori, come qua, c'era la sala piena, come qua, era forse il doppio di questa, piena. È stato il più bel convegno a cui ho partecipato nella mia vita, in cui si discusse. Ho ascoltato delle relazioni interessantissime. C'era Luca Mercalli che ci parlò dei modelli matematici non lineari per spiegare che i fenomeni non si accumulano linearmente e i processi crescono e poi esplodono di colpo. Lui, meteorologo, ma riguarda tutti i meccanismi. Beppe Sergi, medievista, ci parlò dell'uso politico della storia e della via francigena, che permetteva da fin dall'antichità di attraversare le Alpi. Claudio Cancelli, che insegnava al Politecnico, ci spiegò alcuni meccanismi trasportistici. Ecco, io lì ho capito che una popolazione, quando si mette in movimento per difendere le condizioni della propria esistenza, usa e produce sapere. Che movimenti come questi, come quello là, come questo, sono movimenti che producono cultura. Esattamente come invece i comportamenti degli altri, quando il potere si muove contro una popolazione, distrugge sapere, ne fa strame, come esattamente fanno i pseudotecnici del TAR, come fa l'alto commissario alle grandi opere, come fanno queste figure strapagate, sembrerebbe che sia pagato due volte lo stipendio di Obama, se ho ben capito. Se Obama percepisce $400,000 all'anno, i nostri sit-up sono pagati il doppio del Presidente degli Stati Uniti per produrre la distruzione di sapere. E ho capito quello, devo dire che da allora non ho più mollato i Notav, perché sono stati la grande occasione per capire.
E continuando nel discorso del capitolo, il giorno dopo ho capito un'altra cosa che avrei impiegato anni e anni per capire. Il giorno dopo, su quel pianoro di Venaus, c'erano i sindaci, c'erano migliaia di persone, c'erano i sindaci con le fasce tricolori, c'erano gli abitanti della Val di Susa, c'erano i delegati delle fabbriche, c'era la popolazione. E a un certo punto arrivarono, se non sbaglio, due SUV con i vetri oscurati, e ne scesero 6 o 7 persone con i passamontagna in testa, e sembravano o di Al-Qaeda o teste di cuoio, non si capiva bene. Ci fu spiegato che erano i tecnici della CMC che venivano a prendere possesso dei territori, tra l'altro facendo delle violazioni che poi sono state individuate, denunciate e non so se sanzionate, ma sicuramente individuate. CMC, cooperativa muratori e carpentieri di Ravenna, e cementisti di Ravenna. È uno, come dire, 1909-1911, uno statuto sublime, una delle radici del movimento operaio, solidarietà, eccetera, trasformati nel 2005 in banditi che vengono a prendere possesso di un territorio contro la sua popolazione. Ho capito cosa stava succedendo alla sinistra ufficiale, per certi versi. Ho capito lì quale voragine si era aperta dentro quella storia, o comunque dentro un pezzo di quella storia. È difficile capire quando i PDS, DS, non so come si chiamasse, si è convertito al TAV, ma sicuramente l'ingresso di una cooperativa rossa nell'affare ha determinato un cambiamento. E questo è un problema, e questo è un problema di cui dobbiamo prendere coscienza per molti versi. Altro momento conoscitivo, scusate se faccio riferimento alla mia esperienza, ma credo che sia l'unico modo per cercare di chiarirsi le cose. Altro momento conoscitivo, il 27 di giugno alla Maddalena, quella mattina, passato la notte, Alberto ci aveva spiegato la necropoli e la sua storia. Quando la polizia fece irruzione in massa alle 8 del mattino, sfondando il cancello della centrale, io ero su una balsa proprio lì sopra il cancello e ascoltavo la radio. E la radio stava trasmettendo una dichiarazione del ministro degli interni di allora, Maroni, il quale diceva in Val di Susa sono a confronto due schieramenti, da una parte i professionisti del crimine, dall'altra parte i professionisti della legalità. Sotto avanzavano le ruspe arancioni, i mezzi da cantiere arancione, circondati, embedded da questa massa blu e nera di poliziotti e di carabinieri, e la gente della Val di Susa gridava mafia, 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 perché quei mezzi appartenevano a società la cui storia ventennale è costellata di episodi criminosi, associazione a delinquere, turbativa d'asta, corruzione, violenza privata. La mafia, no? Ecco, il mondo alla rovescia, no? E lì ho capito che rapporto c'è anche qui, una volta conoscitivo, tra il centro e il margine. Noi eravamo al margine, eravamo ai confini, addirittura indicati come coloro che stanno fuori dal mondo, cioè quelli del NIMBY, e lì si capiva tutto. E da Roma si truffava, e da Roma
il mondo è rappresentato alla rovescia. Ecco, come dire, gli elementi che ci permettono, a partire da esperienze come quella della Val di Susa e quella della resistenza al Terzo Valico, come oggi è possibile leggere con chiarezza quello che succede. Quello che succede non solo in quest'area o in Val di Susa, quello che succede nel nostro paese e nel mondo, per certi, perché il modello delle grandi opere, e in particolare di questo tipo di grandi opere, è un paradigma che in piccolo, in un tempo e in luoghi concentrati, però ci rivela alcune caratteristiche del nostro mondo, del rapporto tra politica, territori, economia, denaro, informazione. C'è dentro, ci sono dentro tutti i pezzi dell'esperienza nella quale siamo immersi. In particolare, appunto, noi abbiamo intitolato il libro Non solo un treno, esattamente per questo, perché lì non è questione solo del treno, è questione di un modello. Attraverso quel buco che speriamo non si faccia mai, noi possiamo vedere il nostro mondo e il mondo che non vogliamo. Quali sono gli elementi di modello che lì si concentrano? Uno è, non so come definirlo, la forma mentale che sta dietro quei progetti. Non è nemmeno un'ideologia, è un modo di guardare il mondo basato sull'iperbole, basato o sulla follia, se prevedete, uno sguardo folle sul presente e sul futuro che guida i progettisti di quell'opera, che riescono a immaginarsi la storia e il progresso esclusivamente come iperbolica crescita esponenziale, quantitativa, migliaia, milioni, miliardi di metri cubi, di quintali, di tonnellate che crescono lungo il tempo. Se noi guardiamo le ragioni per cui il TAR, la Torino-Lione è stata voluta, risaliamo alle origini, 1989. All'origine ci sta un nome noto, ci stanno gli Agnelli, ci sta Umberto Agnelli. La prima proposta della Torino-Lione fu lanciata dalla Fiat, dalla Fondazione Agnelli, e fatta propria dall'Unione Industriale di Torino, sulla base di una previsione di traffico nei 10 anni successivi di 8 milioni di viaggiatori. Ne viaggiavano 1.300.000 all'anno da Torino a Lione. Si sostenne che sarebbero diventati 8 milioni entro il 98, il 99, e quindi bisognava bucare entro il 99, entro il 2000 bisognava bucare. A metà degli anni 90 si era ridotto il numero, non erano più 1.300.000, erano 800.000, era evidente che quella cifra era una sparata, era una follia, era l'idea di uno che aveva tirato una riga su un grafico e nient'altro. Non fecero una piega di fronte ai numeri, questi che sono pragmatici, non fecero una piega, semplicemente spostarono, cambiarono una V in una C, non più treno ad alta velocità, treno ad alta capacità. Non portiamo gli uomini, portiamo le merci. E l'iperbole continuò sugli milioni di tonnellate. Ne transitavano verso il 97-98 9 milioni di tonnellate sulla linea storica. Si sostenne che entro il 2013 sarebbero arrivati a 20 e avrebbero saturato la portata della linea storica. E poi nel decennio successivo sarebbero arrivati a 30 e poi a 40 e poi a 50 milioni di tonnellate, per cui bisognava fare, perché perché l'Europa ce lo chiede, perché se no il Piemonte rimane strangolato e tagliato fuori dall'Europa, eccetera.
quei 9 milioni di tonnellate del 97-98 erano il picco massimo, erano il picco, perché da allora il flusso sulla linea storica e su gomma, sull'autostrada, è declinato. Oggi non ne passano più di 4 milioni, un quinto di quello che avevano detto che sarebbe passato nel 2013. Ci siamo nel 2013, hanno fatto una piega. Qualcuno, Virano, continua a dire che certo che non passano, perché non abbiamo fatto il buco, se facessimo il buco passerebbero. No, e così investiamo 30 miliardi di euro per fare la prova se passeranno o non passeranno, per permettere a queste persone per fare... Ecco, questo è il modellino che hanno in testa, è un modellino folle, è un modellino che ha dentro la pazzia, che ci sta portando alle bolle, alla loro esplosione, alla crisi, eccetera, e rispetto alle quali, se non c'è la mobilitazione, se non c'è la resistenza, andrebbero avanti, indifferenti a qualsiasi osservazione. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento che a me pare emerga da tutta questa vicenda è il patologico rapporto che si è stabilito tra politica e denaro. Il TAV è un dogma tra le forze politiche tradizionali, perché il TAV è una grande bomba di denaro, perché permette di concentrare cifre spaventose che i politici possono governare, distribuire e così legittimarsi. Non si spiegherebbe altrimenti l'impressionante crescita dei costi di queste opere. Già la Torino-Lione a preventivo nel tunnel costa, facendo un calcolo assolutamente al minimo, 140 milioni di euro al chilometro, che probabilmente sarebbero 160, 170, 180 a preventivo. Teniamo conto che la Torino-Milano a preventivo avrebbe dovuto costare grosso modo quello che costano opere del genere in Francia e in Spagna, cioè 9, 10, 11 milioni di euro a chilometro. L'opera è costata circa 70 milioni di euro al chilometro. Da Torino-Milano, dove non c'è un buco, ci sono due ponti su due fiumi, e poi c'è un'infinità di opere che hanno detto che hanno dovuto fare per compensazione, in realtà che hanno ingigantito per poter far crescere i costi, è costato il 700% in più rispetto al preventivo, 7 volte quello che era preventivo. Pensate quello che può costare la Torino, o quello che può costare l'opera contro cui state resistendo adesso. Chi era incaricato di gestire, che era il general contractor dell'opera, perché questo ci spiega un po' tutto. Il general contractor della Torino-Milano era la Fiat, e la Fiat, utilizzando la legge obiettivo e le facoltà che questa permette al general contractor, aveva assegnato i lavori senza un vincolo di spesa, senza un solo vincolo di spesa, alle sue affiliate, a Impregiro, al gruppo Gavio, all'Igresti. Sono la Fiat è proprietaria del quotidiano, gli altri sono tutti nel gruppo di sindacato del Corriere della Sera. E allora ci si spiega perché sui grandi quotidiani e nel sistema dell'informazione si può parlare quasi di tutto, ma non contro il TAV. No? Questo è un altro elemento che si capisce. Il terzo elemento del modellino, che guardando nel caleidoscopio della Val di Susa si riconosce, è il rapporto tra politica e territorio. Questa politica è disponibile a distruggere il proprio rapporto col territorio pur di marciare dritto sui propri obiettivi. In Val di Susa i partiti, i due partiti principali, si sono autodistrutti, ma non hanno fatto un passo indietro.
il PD ha espulso tutti o quasi tutti gli amministratori che non si allineavano al partito. Il radicamento di territorio è stato assolutamente secondario rispetto al, come dire, all'affermazione del progetto originario. E questo è un altro problema di democrazia di cui si parlava prima. Perché osservando questi elementi dico che si è in grado di capire? Osservando questi elementi si sarebbe capito perfettamente il terremoto che sta succedendo in questo momento. A partire dall'esperienza della Val di Susa sarebbe stato possibile prevedere lo tsunami a cui abbiamo assistito in queste settimane, lo smottamento e lo spappolamento dei partiti che erano stati pilastri del nostro sistema politico. Quella consapevolezza, quella voglia di controllare la propria vita che si era manifestata in un territorio e che si sta manifestando nel vostro territorio, ma sulla base di una sfida alta come quella alla salute, alla difesa dell'habitat, eccetera. Evidentemente un sentimento diffuso in Italia che si sta manifestando in un movimento quasi tellurico di rivolta generale. Ecco, io credo che a partire da questo noi possiamo essere ottimisti, io credo, possiamo essere ottimisti. Queste opere non si faranno. Ci si domandava spesso al campeggio in Val di Susa, nelle assemblee, in assemblee come queste, ce la faremo, riusciremo a... Ce la faremo per una ragione, in primo luogo, perché quei progetti sono folli, perché quei progetti non stanno in piedi, perché non è possibile né economicamente né tecnicamente sostenere opere del genere, no? Oltre alla risposta che ci è stata data, straordinaria, da una signora della Val di Susa, diceva: noi abbiamo già vinto perché abbiamo cambiato le relazioni tra di noi, perché abbiamo incominciato a fidarci tra di noi, siamo diventati una comunità che condivide dei valori e anche delle esperienze di vita. Ma non ce la faranno comunque. Il problema è un altro, il problema è che prima di gettare la spugna faranno un mucchio di danni, e questo noi dobbiamo cercare di impedire. Faranno un mucchio di danni inutilmente per continuare a prolungare l'agonia di quelle opere. Per questo bisogna rafforzare queste mobilitazioni, per questo bisogna moltiplicare esperienze come queste, per questo bisogna continuare quel processo che è straordinario di informazione, formazione, acculturazione che il movimento della Val di Susa, che adesso di resistenza contro il Terzo Valico, sta producendo un vero sapere. Difendiamolo.